Duc in altum, cari fratelli, viva Cristo Rey, parla Vincenzo Montesinos, direttore dell'Azione e Liberazione. Rubata la croce pettorale di Benedetto XVI, l'oggetto era custodito all'interno di una teca della sala commemorativa allestita nella chiesa di Saint-Oswald. La croce pettorale di proprietà del defunto Papa Benedetto XVI è stata sottratta da alcuni ladri introdottisi all'interno della chiesa di Saint-Oswald nell'antedesco della Baviera. L'oggetto era stato trasmesso dallo stesso Papa Benedetto in eredità tramite il proprio testamento alla parrocchia di Trondheim, dove il futuro pontefice aveva trascorso la sua adolescenza. Stando a quanto riferito dalle autorità locali, la croce pettorale, una delle insigne episcopali, era custodita all'interno di una teca incassata nel muro della chiesa di Saint-Oswald. La stanza del portale nord della chiesa in cui si trovava l'oggetto era il battistero, trasformato negli ultimi anni in una sala commemorativa per Benedetto XVI. Nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'edificio. I ladri, tuttora ignoti, sarebbero entrati in azione dello scorso lunedì, come specificato quest'oggi dall'ufficio della Polizia Criminale Bavarese, dopo aver forzato la teca di vetro. I malviventi si sono impossessati della croce appartenuta a Benedetto XVI, una reliquia di importanza incommensurabile non solo per l'edificio religioso di Trondheim. Ha dichiarato questo la polizia bavarese in un comunicato. Per la Chiesa Cattolica il valore di questo oggetto sacro non può essere quantificato. Non si tratta comunque dell'unico elemento sottratto dagli autori del furto. Questi, infatti, avrebbero forzato anche l'apertura del registratore di cassa in cui era contenuto il denaro derivante dalla vendita di riviste. La speranza da parte degli inquirenti è che qualcuno dei numerosi visitatori presenti in quelle ore all'interno della chiesa possa avere riscontrato elemento in grado di agevolare le indagini. Dio si aiute, rubata la croce pittorale di Benedetto XVI. Santi o niente, cari fratelli, viva Cristo Re.